Il tempo delle chiacchiere è scaduto. A settembre si parte con lo stato di agitazione e le iniziative di mobilitazione di tutta la categoria. È quanto ha affermato Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, nel corso dell'assemblea online che si è svolta mercoledì scorso per denunciare i gravi ritardi accumulati finora su tutti i fronti, dall'avvio del prossimo anno scolastico con tutti i docenti necessari in cattedra all'apertura del tavolo per il rinnovo contrattuale. Benvenuti ai nostri spettatori, benvenuti a questa assemblea online indetta dalla Gilda degli Insegnanti e che ricordiamo stiamo trasmettendo in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Gilda UNAMS e su Gilda TV. I principali argomenti all'ordine del giorno sono il decreto sostegni bis, attualmente all'esame delle Camere per la conversione in legge, il patto per la scuola che, ricordiamo, la CGS, Confederazione Generale Sindacale, di cui fa parte la FGU, non ha sottoscritto, ma ci sarà tempo anche per parlare dei vincoli alla mobilità, di sicurezza e protocolli e dei carichi di lavoro sempre maggiori che gravano sui docenti e che non trovano poi un adeguato riconoscimento a livello retributivo. Di tutto questo parleremo con il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, con la vice coordinatrice Maria Domenica Di Patre, con i dirigenti nazionali Fabrizio Rebersceg, Antimo Di Geronimo, Antonietta Toraldo e Gianluigi Dotti. Al termine degli interventi ci sarà anche spazio per rispondere ad alcune delle domande che i nostri spettatori vorranno porci nella chat di YouTube, motivo per il quale chiedo gentilmente ai relatori di contenere i propri interventi in un massimo appunto di 10 minuti per dare il tempo appunto alle risposte, al dibattito. Andremo avanti fino più o meno alle 18.30 e non porto via ulteriore tempo agli interventi e passo subito la parola a Rino Di Meglio. Prego Rino. Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio. Saluto caloroso tutti i nostri dirigenti provinciali, locali e le RSU che si sono collegate, perché sono colleghi che stanno a scuola. Siamo alla fine dell'anno scolastico e so benissimo che questo è stato un anno molto più stancante degli altri, che se ne dica. I colleghi sono stati sotto pressione. Un pensiero particolare a quei colleghi che hanno fatto didattica in presenza anche nei momenti più forti di questa pandemia. Mi riferisco in particolare ai colleghi della scuola di primo grado, della primaria e della scuola dell'infanzia, che hanno corso dei rischi molto gravi, e che se ne dica, perché ci hanno raccontato la favoletta che la scuola era un luogo sicuro, ma i pochi dati che noi abbiamo potuto conoscere, perché trasparenza su questi dati non l'abbiamo mai avuta, ci hanno detto delle cose abbastanza diverse da questa narrazione. Oggi siamo qui, mentre quasi in contemporanea, perché dalle 3 i colleghi degli altri sindacati, CGL, CISL, UIL, SNALS e ANIF, stanno a fare un sit-in sotto il Ministero per protestare contro ciò che non contiene il decreto sostegni bis e per il mancato rispetto del patto sulla scuola. Come ha detto Esther Trevisan nell'introduzione, noi siamo l'unica organizzazione sindacale che non ha firmato questo pezzo di carta. Un pezzo di carta che non ha alcun valore né giuridico né contrattuale, è praticamente un elenco di buone intenzioni. Noi non l'abbiamo firmato per una questione metodologica, perché si tratta di un atto meramente politico, e noi invece avevamo chiesto di prima andare nel concreto degli impegni e poi casomai si poteva sottoscrivere questo patto, ma evidentemente la politica delle grandi confederazioni ha voluto diversamente, e così i nostri colleghi il giorno prima hanno firmato il patto, il giorno dopo è stato emanato il primo provvedimento importante, appunto il cosiddetto decreto legge sostegni bis, che non aveva assolutamente nulla di ciò che era stato ventilato, non dico promesso, perché quando le parole di quel documento sono così vaghe che ovviamente la politica si è riservata di poter fare quello che voleva, e questo è il motivo per cui non l'abbiamo sottoscritto assolutamente. Mi dispiace
per questa diciamo, situazione in cui sono in corso gli altri sindacati, perché avremmo avuto piacere che facessero un po' di maggiore attenzione, soprattutto dopo la brutta esperienza che abbiamo avuto in passato con i protocolli firmati con i due governi precedenti, escluso quello della Azzolina, ma con gli altri due, che prevedevano degli impegni precisi di cui nessuno è stato rispettato. Voglio ricordare che c'erano gli impegni per il famoso contratto a tre cifre, c'era l'impegno per la stabilizzazione dei precari, e di questo assolutamente nulla. Anche il decreto sostegni praticamente non solo non ha dato ciò che si è promesso, ma ha compiuto delle ulteriori incursioni sulle prerogative contrattuali, perché è intervenuto sul lavoro degli insegnanti a partire dal 1° settembre, dicendo che debbono che attività ordinarie e quindi debbono lavorare gratis, e interviene sulla formazione. Voglio ricordare le 25 ore di formazione obbligatoria sul sostegno, che non derivano da questo decreto ma che sono state fatte in precedenza. La stessa cosa è stata fatta per l'educazione civica, cioè abbiamo continui interventi che sembrano avallare una favola secondo cui gli insegnanti non lavorano abbastanza e quindi, se debbono lavorare di più, debbono farlo gratis in barba a quello che dice il contratto di lavoro. E l'unica categoria è quella degli insegnanti, per cui si va a richiedere molto spesso di fare lavoro gratuito, cioè o pagato in modo ridicolo, perché sappiamo benissimo i compensi che derivano dal famoso fondo d'istituto, o addirittura gratis. Su questo decreto sostegni, che tra l'altro ha preso e stralciato un pezzo di concorso dal concorso ordinario, facendo un concorso che sarà bandito nei prossimi giorni e che dovrebbe essere concluso durante l'estate, per circa 6.000 posti per le discipline scientifiche. Per quel che riguarda il precariato, non ha mantenuto le promesse, perché si è limitato a praticamente stabilire che saranno immessi in ruolo c'è il raschiamento dalle vecchie GAE e dalle vecchie graduatorie di concorso, quindi diciamo sono pochissimi posti e non saneranno sicuramente la gravissima situazione che si è verificata in quest'anno scolastico, che ha visto in servizio ben 214.000 precari, un'esplosione. Voglio dire ai colleghi, perché mi è stato già richiesto da un intervento pre-assemblea, che noi ovviamente abbiamo presentato la politica degli emendamenti. Che sia chiaro che le leggi non le fanno le organizzazioni sindacali, le leggi le fa il Parlamento. Quindi gli emendamenti che presentiamo noi sono impegni che chiediamo a chi sta al governo, a chi fa politica, ma non la loro approvazione o meno non dipende mai dal sindacato. Ogni tanto qualcuno erroneamente pensa che il sindacato faccia le leggi. Quello è il potere legislativo, il sindacato ha il potere di protestare, di sindacare, come dice la parola, ma sicuramente non quello legislativo. Il primo degli emendamenti che abbiamo richiesto ovviamente è l'eliminazione del lavoro gratis a partire dal 1° settembre. Poi abbiamo chiesto l'eliminazione dei vincoli sulla mobilità, lo dico rapidissimamente per non portare via tempo agli altri lavori, la trasformazione della prova che è prevista per i precari della prima fascia dopo l'anno, abbiamo chiesto che si tratti di prova didattico-disciplinare e non solamente disciplinare, perché non si può pensare che persone che stanno a insegnare da 10 anni e che hanno conseguito una laurea debbano ancora sostenere una prova meramente disciplinare. Poi c'è quel divieto assurdo, perché hanno messo una specie di gioco dell'oca per cui chi non supera un concorso non può partecipare a quello successivo, che è una norma che è assurda e anticostituzionale. Abbiamo chiesto di istituire dei percorsi abilitanti con frequenza annuale per i docenti non abilitati e di istituire lauree e titoli accademici che abbiano valore abilitante anche per la scuola secondaria. Queste sono le richieste principali che noi abbiamo presentato. Qui abbiamo un problema grosso come una casa, tra l'altro, che è la questione del contratto, perché gli stanziamenti che sono stati fatti per il contratto nazionale di lavoro non raggiungono le famose tre cifre, sono stanziamenti molto miseri, perché si parla di 40-50 euro netti pro capite,
Non solo, ma anche per queste miserie, è bene che i colleghi sappiano che del contratto del comparto, istruzione per adesso non c'è alcuna traccia, perché non siamo neanche a quel preliminare che è l'atto di indirizzo. Ci troviamo nel mese di giugno del 2021, il contratto triennale scade esattamente fra 6 mesi, perché a dicembre il contratto è già scaduto, e quindi se nuove risorse vi saranno da mettere nella prossima legge di stabilità, nella finanziaria, ovviamente dovrebbero già riguardare il prossimo contratto e non quello scaduto. Quindi è una situazione molto molto pesante. Al termine di questa riunione io penso che dovremo metterci d'accordo per dare un segnale forte al governo, perché la situazione è semplicemente intollerabile. Nonostante l'epidemia, non c'è assolutamente nulla in questo provvedimento che faccia pensare che si istituiscano classi con numero di alunni minore, che si eliminino finalmente le classi pollaio, perché non c'è assolutamente nulla. Fino adesso abbiamo avuto solo fumo, fino adesso abbiamo avuto degli sprechi di denaro non piccoli. Voglio ricordare i banchi a rotelli per cui sono state spese centinaia di milioni, voglio ricordare il piano estate che sta facendo un flop, perché l'unica cosa che sta partendo del piano estate sono i PON, che però, come ben sanno i colleghi, non riguardano questo. Abbiamo avuto delle affermazioni che ci preoccupano, perché abbiamo continui tentativi di incursione adesso soprattutto anche sulla didattica, perché lo stesso ministro sta facendo discorsi quando va in giro e parla sul fatto che dopo la pandemia bisogna rivoluzionare completamente la didattica, che bisogna passare dalle conoscenze alle competenze. È un discorso che ci lascia perfettamente perplessi, perché noi siamo profondamente convinti che non ci possono essere le competenze se non sono precedute dalle conoscenze. Questa è una questione che ci preoccupa anche sul piano culturale, perché che non si voglia. Ecco, altra cosa che ci preoccupa molto è il discorso che hanno fatto già nell'atto di indirizzo della precedente ministra, ma che pare che stia ancora in ballo, perché l'hanno messo nell'atto di indirizzo generale del pubblico impiego, che è la questione del cosiddetto, lo chiamano in inglese, middle management, e cioè che si voglia addirittura finanziare con i quattro soldi del contratto, a scapito di tutti, ovviamente, come già io voglio ricordare ai colleghi che già abbiamo avuto un tentativo in passato. Vi ricordate periodo Tremonti 2008, 2009, 2010, quando tentarono di levarci gli scatti di anzianità per costruire con i soldi di tutti la carriera di pochi. Ecco, qui siamo di fronte ogni tanto a questi tentativi, e voglio ricordarvi che la Gilda già in passato è riuscita a sventarli, e siamo riusciti a recuperare gli scatti, quasi tutti gli scatti, salvo uno, perché ci avevano levato 4 anni, ne abbiamo recuperati 3. Ecco, non vorrei che adesso si tentasse di finanziare il discorso istituenda gerarchia interna delle scuole, che ci trova molto contrari, e io ho già avuto occasione nei giorni scorsi di intervenire su questo tema, a scapito del contratto generale di tutti gli insegnanti. Cioè, guardate, noi siamo stufi perché vediamo che nelle scuole la vita si complica ogni giorno che passa, perché non è che siamo vittime soltanto degli stipendi bassi e della miseria che ci affligge ormai da molti anni, ma siamo vittime anche di una burocrazia sempre più ossessiva e di una scuola che vuole spingere gli insegnanti a fare altro diverso dall'insegnamento per essere premiati. E questo non ci trovo d'accordo. Noi lotteremo nel contratto perché la valorizzazione, se ci deve essere, deve essere per l'insegnante che conosce ciò che insegna e che lo trasmette bene ai suoi alunni, non per i colleghi trasformati in tanti piccoli burocrati che producono a loro volta carte, oppure che creano una impropria gerarchia interna nelle scuole. Questi sono i pericoli del momento. Su questo noi ci mobiliteremo. Io non mi fermo più di tanto, perché mi riservo poi di fare delle conclusioni, e lascio adesso spazio agli altri colleghi dirigenti nazionali, che tratteranno ognuno una tematica specifica in questo incontro. Bene, grazie Rino del tuo intervento, e poi ci risentiamo dopo al termine degli altri interventi. Allora, do la parola a Maria Domenica Di Patri, vice coordinatrice nazionale. Prego, Maria. Grazie.
Allora, intanto un saluto affettuoso a tutti gli insegnanti che ci ascoltano. Penso che siano tanti, anche se è un momento particolare nella scuola, di scrutini, di presenze a scuola mattina e pomeriggio. Comunque si può riascoltare il tutto. Non ho tanto tempo a disposizione, ovviamente, perché vorremmo lasciare uno spazio per le domande che immagino siano numerose. E immagino siano tante, soprattutto dai precari, i precari che ormai sono sempre costantemente, siamo sul piede di guerra, perché sono delle battaglie che noi condividiamo e portiamo avanti insieme a voi. Il momento è molto particolare anche perché si sperava che col ministro Bianchi le cose cambiassero, è una speranza che abbiamo avuto sempre o con ogni ministro, ma con ogni ministro, destra o sinistra, questa speranza è stata sempre vana, perché nessun ministro per la scuola veramente fa quello che dovrebbe fare. La scuola ormai è manovrata solamente da decreti legislativi sui quali molte volte noi non possiamo fare niente, come in questo momento. Ovviamente noi abbiamo presentato tutti gli emendamenti, come già vi ha detto Rino, per cercare di migliorare la situazione così, come si dice, drammatica, direi, per molti aspetti, soprattutto per le incursioni continue che hanno anche sul contratto di lavoro, appesantendo il nostro lavoro nelle scuole a tutti, sia agli insegnanti, già di ruolo, sia agli insegnanti precari. Come per esempio l'ultima, ma poi qualcun altro ne parlerà, delle 25 ore obbligatorie per la preparazione sul sostegno. Ho partecipato a quell'incontro, lo dico veloce, ma la paura è che oltre a farci fare cose gratuitamente, sempre più non previste dal contratto, e con questi escamotaggi piano piano limitino le supplenze e anche magari una volta che con 25 ore di corsetto possano dire va bene, lo possono fare tutti gli insegnanti di sostegno e diminuiscono i posti degli insegnanti di sostegno e tutto il resto. Un argomento che mi è stato lasciato anche per trattare in questi pochi minuti, lasciando poi ai colleghi le domande, si tratta delle graduatorie GPS. Guardate, noi abbiamo tanti brutti capitoli nel precariato. Abbiamo anche adesso la storia, avevamo già filmato da Conte a oggi diversi decreti, diverse cose avevamo firmato per la stabilizzazione dei precari che sono sempre più numerosi ogni anno che passa e la stabilizzazione non arriverà. So che gli insegnanti iscritti in seconda fascia che hanno molti anni di insegnamento stanno protestando e protestano. Noi abbiamo già presentato gli emendamenti a questo riguardo, lo voglio dire, e questi emendamenti non sappiamo se andranno a buon fine, sono stati anche presentati affinché tutti questi docenti che stanno nella seconda fascia, ma con diversi anni di insegnamento siano assunti per poi fare l'anno di formazione. Un anno particolare di formazione con un esame finale alla fine dell'anno. Questa richiesta l'abbiamo portata avanti perché possiamo sanare questo problema del precariato con le altre proposte che abbiamo fatto per il precariato. Ma a tutto questo si aggiunge poi la telenovela delle GPS. Ho seguito questa trasformazione delle GAE, delle graduatorie di istituto in GPS dal vivo e devo dirvi che sin dal primo momento noi come Gilda abbiamo contestato, intanto perché hanno cambiato i parametri, hanno cambiato i punteggi, hanno cambiato un po' tutto all'improvviso, ma la cosa più grave è stata quella di non fare le graduatorie provvisorie. Con le graduatorie provvisorie avremmo risolto i problemi anche dei punteggi sbagliati di coloro che non avevano magari diritto in quella graduatoria e quant'altro, non ne hanno voluto sentire. Per cui si è lasciato così
direttamente le graduatorie, voi tutti che partecipate a queste GPS, sapete bene che i punteggi e i controlli sono stati fatti quando i docenti sono stati assegnati alle scuole. Anche le segreterie non erano preparate a valutare i nuovi punteggi. Tant'è vero che come sedi Gilda siamo stati contattati continuamente da diverse segreterie per avere spiegazioni in merito, per cui si sono trovate, devo dire che anche queste segreterie sono oberate di lavoro e sono impreparate anche allo studio di queste nuove regole, perché fatte così dall'oggi al domani. Per cui gli errori sono stati tantissimi, ma soprattutto la valutazione e il controllo dell'esattezza dei punteggi doveva essere fatto dalle scuole dove uno veniva mandato come supplente. Queste scuole non hanno fatto subito questo lavoro perché prese da mille problemi, e posso anche capire le segreterie, gli amministrativi che sono ormai anche loro oberati di lavoro, e l'hanno fatto anche alla fine dell'anno. Proprio in questo periodo, molte scuole hanno chiamato i docenti, e ho avuto diverse chiamate per questo motivo, perché sono stati retrocessi nel punteggio oppure hanno sbagliato e poi gli altri fanno ricorso gli uni con gli altri. Insomma, veramente un caos infinito. Bisogna rimediare a questi problemi. Abbiamo chiesto proprio la settimana scorsa un incontro per poter vedere il da farsi, per poter rifare le graduatorie dove ci sono gli errori, per poter anche, poi abbiamo diversi problemi, come per esempio, faccio un esempio qualsiasi, gli insegnanti di sostegno che hanno più graduatorie, ma magari qualche insegnante è stato espulso da quella graduatoria perché non avente titolo, ma il punteggio nelle altre graduatorie non è stato dato loro, e quindi niente, restano senza niente. E bisogna un po' rivedere tutti questi errori, rivedere le GPS nel loro contesto, e vedere anche per quando, quale sarà la data di ripubblicazione. Noi l'abbiamo chiesto, l'ultima volta hanno promesso che avrebbero fatto questo incontro, adesso non sto ad elencare tutti gli errori del GPS di questo disastro, perché ci vorrebbe tanto tempo a esaminarli uno per uno, ma vi assicuriamo che lo faremo in questo incontro che faremo per le GPS. Noi ce la metteremo tutta per eliminare questi errori e per far sì che e gli insegnanti possano immediatamente insegnare nelle loro graduatorie. Ora non è facile tutto perché il Ministero continua a chiamarci quando le cose sono già fatte. Vi faccio un semplice esempio: oggi, verso mezzogiorno, ho visto che c'era, come si dice, un incontro, che ci sarebbe un incontro domani alle 10:30 per quanto riguarda utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Altro argomento importantissimo, perché ci sono anche lì dei vincoli, vi parlerà qualcun altro. Noi stiamo facendo di tutto per eliminare questi vincoli che a nostro avviso sono illegittimi, e quindi invece resta tutto com'era, da quello che ho potuto vedere. Tutti gli aspetti delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per i quali ci chiamano domani sono stati già diffusi da ieri, avanti ieri, si conosceva un po' tutto. Non so cosa domani ci diranno di nuovo. Domani avremo questo incontro, vi faremo ovviamente sapere cosa succederà. C'è anche un incontro per il concorso ordinario, un po' facilitato per gli insegnanti delle materie scientifiche, un concorso che verrà fatto entro il mese di luglio. Anche qui domani avremo delle spiegazioni. Il concorso è stato semplificato, ci sarà una prova
una prova scritta e una prova orale. Non ci sarà preselezione, sarà una prova scritta con 50 domande come si dice, con più risposte esattamente, saranno 4, di cui una giusta. Di queste 50 domande, di cui solo una giusta, 10 saranno riservati all'inglese e all'informatica in linea generale. Devo dire che anche qui hanno scelto di fare tutto questo sempre senza il nostro intervento, senza che ci chiamassero a valutare insieme. Una cosa, questa assemblea di oggi è solo il preludio a quello che sarà a settembre nella scuola. Noi vogliamo dire che se continuano così le cose, proclameremo uno stato di agitazione e adesso siamo alla fine dell'anno, non possiamo fare più di tanto, ma da settembre vi chiameremo affinché tutti insieme possiamo contestare, chiedere tutto ciò che ci spetta, dal contratto a tutto il resto. Per cui da soli non potremo fare nulla, ovviamente. Se contestano solo i sindacati, non serve. Ma se tutti i docenti ci danno una mano d'aiuto e tutti insieme facciamo le battaglie perché non se ne può più, allora magari otterremo qualche risultato. Mi fermo perché il tempo è poco e non voglio. Come si dice, superare il tempo riservatomi in attesa poi magari di qualche domanda. Vi saluto e a dopo. Bene, Maria, grazie. E quindi attendiamo allora l'esito di questo incontro di domani al Ministero. Allora, adesso diamo la parola a Fabrizio Rebersceg, che ci parlerà del Piano Bianchi e del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa. Ecco a te, Fabrizio. Grazie a tutti e tutti per la presenza, dopodiché avremo altre occasioni per vederci e stare insieme, spero fisicamente, cioè per fare un po' di manifestazioni insieme, vederci in piazza anche, perché poi bisogna tornare un po' in piazza per farci sentire. Mi hanno dato come mandato quello di stabilire un minimo di introduzione sul piano Bianchi, cioè il piano scuola Bianchi, che è correlato con il PNRR. E dopo anche col piano scuola, cioè quello che è stato sottoscritto dagli altri sindacati. Io ho presentato delle slide, adesso spero di poterle mettere le vedete le slide? Si vedono? No, almeno io non le vedo. E qua siamo, sì, è questo il mio solito problema di fare le slide. Allora, condividi, sì, allora. Ok. Ok, adesso sì. Sì, si vedono adesso. Allora, un attimo che vedo di. Allora, qui sono molto sintetiche, cercherò di essere sintetico dopo, nelle eventuali domande possiamo essere più approfonditi. Allora, queste sono state presentate il 4 maggio, però fanno parte integrante anche della filosofia del PNRR. E del piano che è stato sottoposto alla firma dei sindacati. Noi ovviamente non abbiamo contribuito alla partecipazione così consenziente. Si tratta, secondo Bianchi, di aprire una nuova fase. Nel piano scuola addirittura si parla di riforma di sistema, un'ulteriore riforma di sistema. Voi sapete che noi di riforme ne abbiamo avute troppe negli ultimi anni, sempre peggiori sia per l'insegnamento, per la professione del docente, ma soprattutto per la nostra qualità del lavoro. Si tratta di riconoscere attraverso incentivi vari anche l'introduzione di una carriera dei docenti. Non sappiamo bene che cosa si intenda per Bianchi e per i suoi collaboratori questo tipo di carriera, ma dovrebbe essere legata molto probabilmente alla formazione. Si tratta anche di valorizzare l'innovazione digitale, il ripensamento delle metodologie didattiche in chiave innovativa, cioè tutto quello che è metodologia innovativa va bene. Tutto quello che è la lezione tradizionale, il rapporto tradizionale con le classi e così via, non va bene perché viene ne negativizzato dal punto di vista filosofico della visione del mondo. Si
Allora, qui la scuola è concepita come bene comune e va benissimo. Ci sono degli incrementi di ore di docenza per 2.000 scuole che saranno probabilmente caratterizzanti di territori che hanno particolari problemi, e fin qua ci siamo. Attenzione per gli allievi disabili, e fin qua ci siamo. Riduzione di dispersione scolastica, e tutti i governi l'hanno detto da 35 anni a questa parte, per cui niente di nuovo. Invece la cosa che è molto preoccupante è la questione degli investimenti per i docenti sostegno, ma con la formazione dei docenti curricolari coinvolti in classi con disabili. Già prima sia Rino che la vice coordinatrice di Patria facevano riferimento al fatto che ci sono queste 25 ore obbligatorie sulle quali noi abbiamo eccepito molte cose e siamo nettamente in contrasto con quello che è la filosofia del Ministero, per le quali tutti gli insegnanti che sono coinvolti in classe con disabile, qualsiasi insegnante, deve obbligatoriamente fare 25 ore di corso di formazione per diventare una specie di semispecializzato, cioè di insegnante che può in qualche maniera avere capacità di intervento sull'inclusione. Noi su questo siamo completamente in disaccordo, si tratta di lavoro aggiuntivo non pagato, non retribuito, perché a questo punto rientrerebbe solamente nelle 40 ore di contratto, dopo casomai potremmo tornare sulla questione. Ma conoscendo i dirigenti, fanno di tutto per collocarlo nel cosiddetto orario di servizio, nel non orario di lavoro. Su questo torneremo anche successivamente. Dopo c'è i tutor esterni per i dirigenti scolastici, che poverini hanno bisogno di essere sostenuti. Qui abbiamo lo sviluppo competenze STEM e STEAM. La differenza tra STEM e STEAM è che oltre che Science, Technology, Engineering e Matematica, ci sono anche Art nella STEAM e delle competenze digitali e linguistica degli studenti. Qui ci buttiamo direttamente nella questione dell'innovazione didattica, per cui si tratta di ripensare un piano di cioè con un piano di formazione mirato per i docenti allo skill mismatch, cioè alla differenza tra domanda e offerta di lavoro nel mercato del lavoro, perché la scuola deve curvarsi sulle esigenze del mercato del lavoro, potenziare le conoscenze per i docenti delle lingue straniere. E dopo c'è upskilling e reskilling con l'implementazione della didattica digitale integrata o della DAD direttamente, con l'introduzione di corsi per gli adulti nei CPA di corsi di aggiornamento obbligatori. Non sappiamo di quante ore e quant'altro perché fino a questo momento non abbiamo avuto notizie. Dopodiché c'è sull'orientamento, ci sono 30 ore da fare per la quarta e quinta classe delle superiori a favore degli studenti per l'orientamento, per cui già abbiamo i PCTO, mettiamo anche le 30 ore di orientamento e diventa un problema anche di gestione delle ore di lezione. Lo sviluppo metodologie didattiche. Bisogna superare l'insegnamento trasmissivo con personalizzazione e apprendimento. Perciò per ogni allievo noi dobbiamo immaginare un percorso personalizzato, individualizzato. Bisogna organizzare la classe in maniera differente, cioè abolire quello che è il rapporto della classe tradizionale, non si capisce come, implementare gli elementi laboratoriali. E qui è interessante, ambiti disciplinari intesi come chiavi di lettura per comprendere e interpretare. Cioè le discipline per Bianchi sono delle cose negative, l'ha detto anche recentemente in Parlamento parlando dell'università. Sono cose negative perché si tratta di cose che chiudono all'interno della conoscenza, all'interno di gabbie, invece bisogna rompere queste gabbie e far sì che questo tipo di competenze, non più di conoscenze, sia spalmato su più elementi. Sono delle cose sulle quali noi abbiamo molti problemi, molti problemi. E bisogna costruire ecosistemi di apprendimento digitalmente aumentati. Se qualcuno di voi mi sa dire che cosa sono, volentieri, perché devo ancora capirlo. Non abbiamo cercato di capirlo, ma non ci siamo. Dopo, metodologie innovative, sempre ogni 2 secondi ci sono. Rinnovamento dei curricoli, integrated curriculum, percorsi interdisciplinari flessibili, per cui bisogna rompere lo schema delle ore, delle discipline e creare percorsi individualizzati anche con la frammentazione del gruppo classe. E naturalmente un aumento della quota di discipline opzionali a disposizione degli studenti, cioè gli studenti potranno scegliere al di là delle discipline di curriculum anche altre discipline che verranno poste all'interno del quadro generale del curriculum stesso. Dopo c'è investimenti sul sistema integrato 06 e fin qua va tutto bene.
il rafforzamento dell'ITS, si parla ancora di un'ulteriore riforma dei tecnici professionali buttata lì, ma non sappiamo quali sono i contenuti di questo, ma nel piano scuola formato sindacati c'è sempre tutto e sono tutti d'accordo per rinnovare tutto, non si sa su che cosa, non capiamo veramente. Bisogna ridurre il numero di allievi per classe, c'è scritto in più occasioni, ma naturalmente in proporzione a quello che è il decremento demografico, per cui non abbiamo ottenuto nulla in questo momento per la riduzione effettiva del numero di allievi per classe. E sarà una battaglia che colleghe e colleghi dobbiamo fare in maniera seria il prossimo anno, perché non possiamo continuare in questa maniera. Gruppi flessibili di apprendimento, e dopo abbiamo formazione iniziale in itinere per personale docente, con stage per studenti, cooperazione scuola-università, solite cose che già conosciamo, e dopo c'è tutta la questione dell'edilizia scolastica. Per il personale della scuola, cerco di essere molto breve, formazione in servizio, che è la base della progressione di carriera, con portafoglio delle esperienze professionali dei docenti. Riforma degli organi collegiali, che è molto preoccupante, voi sapete che gli organi collegiali, se venisse a mancare la parità di numero tra docenti e elementi esterni, ad esempio il consiglio d'istituto, evidentemente i docenti diventerebbero altra cosa. Se il collegio docenti perde la sua centralità nelle scelte didattiche, evidentemente la scuola diventa altra cosa. E naturalmente c'è la questione delle procedure così facilitate per i docenti precari nella fase transitoria, sulla quale casomai qualcuno dopo può intervenire. Rilancio dell'autonomia funzionale con la riforma del Ministero, con l'autonomia non più competitiva ma solidale. Tutte belle parole. Sinceramente, cari colleghi e cari colleghi, quando leggo questi documenti resto basito, qui mi taccio fra un minuto, perché inviterei tutti quanti voi a leggerle per la quantità di genere, di tipologie di tipo così filosofico anglosassone che ci sono, anche con termini anglosassoni, di genericità della questione e del fatto che si aprono degli scenari veramente preoccupanti, perché non è solamente il fatto di dire mandiamo in ruolo le persone che ne hanno bisogno, che ne hanno diritto, ma è sapere, dare a queste persone che nel futuro faranno gli insegnanti e dovranno farlo, anche la qualità dell'insegnamento, la qualità della libertà di insegnamento e un contenuto della loro conoscenza e competenza. Su questo noi esprimiamo grande perplessità, per cui in questo momento io mi fermo, dopo sono disponibile a approfondire qualsiasi cosa. Perfetto, grazie Fabrizio. Prego. E allora, dopo Fabrizio, dunque passiamo ad Antimo, Antimo Di Geronimo, che ci parlerà della formazione obbligatoria in servizio. Prego, Antimo. Buonasera a voi, vengo subito al punto. Il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, ha ricordato in un suo precedente intervento che la differenza tra lo schiavo e il lavoratore è che lo schiavo è costretto a lavorare gratis, mentre il lavoratore, in cambio del suo lavoro, riceve un salario. Questo principio è consacrato nell'articolo 36 della Costituzione, il quale prevede che se aumenta la quantità del lavoro, deve aumentare anche la retribuzione. I massicci investimenti sulla formazione che sono previsti nel PNRR non comprendono stanziamenti per retribuire i maggiori oneri che vengono richiesti ai docenti per la formazione. Ma la legge 107 del 2015 qualifica espressamente la formazione in servizio alla stregua di impegno obbligatorio. Pertanto, il maggiore impegno che ci viene richiesto non può che ricadere nel limite delle 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento. Limite previsto dal contratto per le riunioni del collegio, dei dipartimenti, delle commissioni e degli incontri scuola-famiglia. La questione assumerà particolare rilievo dal 1 settembre prossimo, perché la legge ci impone un aggravio annuale di 25 ore di formazione sull'integrazione degli alunni disabili. Va detto subito però che la settima commissione del Senato, in un parere reso sulla legge che prevede questi obblighi formativi, ha evidenziato che essi debbano rientrare necessariamente nelle 40 ore. Ve ne leggo uno stralcio. In materia di attività formative obbligatorie, per il personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità, si legge nel parere, si reputa opportuno specificare che tali attività siano conteggiate all'interno del limite annuale delle attività collegiali funzionali all'insegnamento, fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
Anche il Ministero dell'Istruzione, ad onore del vero, è dello stesso avviso. L'amministrazione centrale, infatti, con la FAQ numero 4 del 9 dicembre, emessa in risposta ad un quesito sulla formazione per la didattica digitale integrata, ha chiarito che tale formazione deve essere assicurata all'interno degli impegni di cui è l'articolo 29,3 lettere A del contratto del 2006, sul punto ancora vigente. Il contratto del 2006, in realtà il contratto del 2007, per come lo conosciamo noi, è tuttora vigente per effetto del rinvio operato dall'articolo 1,10 del nuovo contratto del 2018, quindi è ancora in vigore. Il Ministero quindi ha fatto riferimento alla norma contrattuale che prevede il limite delle 40 ore. Il Ministero dell'Istruzione, in buona sostanza, ha finalmente preso atto dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale l'attività di formazione, leggo uno stralcio della sentenza, rientra nel più lato concetto di attività di lavoro, spettando al datore di lavoro, laddove la contrattazione nulla disponga in merito, stabilire con quali modalità va organizzato il tempo di lavoro dedicato a tale adempimento. Non potendo essere svolta sospendendo le attività di insegnamento, dunque, la formazione non può che rientrare nelle 40 ore del collegio dei docenti. Già in passato, la giurisprudenza aveva censurato il comportamento di taluni dirigenti scolastici che avevano trascurato di rispettare il vincolo delle 40 ore. E i giudici avevano spiegato che se si supera tale vincolo, ogni ora in più va retribuita 17,50 euro lordi. Dal 1 settembre prossimo, quindi, ognuno di noi dovrà tenere gli occhi aperti. E quando i dirigenti scolastici metteranno in votazione il piano annuale delle attività, dovrà fare presente questo problema, chiedendo la verbalizzazione del proprio dissenso, sempre che si sforino le 40 ore. Questa opportunità è prevista espressamente dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica numero 3 del 1957 e consente al docente dissenziente di liberarsi dagli oneri previsti dalla delibera. Sarà opportuno inoltre presentare un'apposita istanza per chiedere l'autorizzazione allo straordinario, che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è necessaria prima di cominciare a lavorare più del dovuto. Insieme a questa domanda sarà opportuno presentare anche un atto di rimostranza scritto, la cui presentazione avrà l'effetto di far decadere l'ordine di servizio. Qualora l'ordine di servizio dovesse essere reiterato per iscritto dal dirigente scolastico, questo atto costituirà il titolo per pretendere il pagamento delle ore in più. Per i moduli, la consulenza e l'assistenza legale, vi invitiamo a rivolgervi presso le nostre sedi territoriali, che potranno assistervi in tutte le fasi della procedura. Grazie. Grazie Antimo per il tuo intervento e adesso passiamo la parola ad Antonietta Toraldo che ci parlerà di mobilità e in particolare dei blocchi, dei vincoli. Prego Antonietta. Buonasera a tutti, un saluto a tutti i colleghi collegati, so che per loro è uno sforzo in più questo di stare collegati pure oggi a seguire la nostra assemblea, perché ovviamente sono stanchi dopo l'anno che hanno passato, però ne vale la pena perché attraverso le nostre assemblee potrete essere informati meglio di quello che accade. C'è qualcuno che ha un microfono acceso? Presidente, se lo spegne. Vi parlo della mobilità ed in particolare dei blocchi che ci sono sulla mobilità perché ci sono delle novità rispetto a quello che prevedeva il nostro contratto. Voi sapete che il contratto sulla mobilità è un contratto triennale e quando noi lo abbiamo stipulato e quindi firmato, in realtà eravamo riusciti in un certo qual modo attraverso la contrattazione a limitare il danno del blocco triennale. Perché se vi ricordate venivano bloccati per 3 anni solo quei docenti che avevano
espresso una preferenza puntuale, quindi analitica, e soddisfatti, diciamo, su quella preferenza di tipo scuola, per 3 anni non potevano fare domanda. Questo è quello che prevede il nostro contratto, che è ancora vigente fino a queste operazioni per il 2021-22. Adesso però c'è stato un intervento da parte del governo a gamba tesa, e quindi intervenuto sul contratto, perché vi ricordo che la mobilità è materia contrattuale, per cui questo fatto che per legge loro vanno a modificare la mobilità del personale è una cosa che proprio non riusciamo a digerire, visto che è materia contrattuale. E in pratica che cosa hanno stabilito? Nell'articolo 58 di questo decreto sostegni bis al comma 2 lettera F, hanno stabilito che per motivi di continuità didattica, sottolineo questo, per motivi di continuità didattica, quando sapete bene che nelle scuole purtroppo la continuità didattica è spesso calpestata, a cominciare dai dirigenti scolastici che spostano i docenti da una sezione all'altra, da una classe all'altra, senza interessarsi della continuità didattica. Comunque, per motivi di continuità didattica, i docenti che vengono soddisfatti nella domanda di trasferimento, di passaggio, per 3 anni non si possono spostare, a prescindere dalla preferenza espressa. Quindi anche se io esprimo una preferenza di tipo sintetico, non so, la provincia, il comune, il distretto, io comunque sono bloccata per 3 anni. Ora, naturalmente questa norma per il momento non è retroattiva, cioè nel senso che si applicherà con le operazioni, a partire dalle operazioni di mobilità previste per il 2022-23. Quindi chi ha prodotto domanda di trasferimento e di passaggio quest'anno può stare tranquillo, perché l'anno prossimo potrà comunque fare la domanda, cioè vale la normativa diciamo vigente. Quindi questa norma andrà in vigore dalle operazioni di mobilità del 2022-23. Però ovviamente questa norma crea soprattutto un grave disagio ai colleghi che si trovano fuori provincia, cioè quelli che sono entrati in ruolo in una provincia diversa dalla loro provincia, e quindi che cercano ogni anno di rientrare nella propria provincia e non ci riescono. Con questa norma avranno un ulteriore disagio, perché voi sapete, quando si fa una domanda di trasferimento da una provincia all'altra, ovviamente noi non mettiamo le preferenze di tipo scuola, ma mettiamo preferenze di tipo distretto, comune, provincia stessa. Per cui ovviamente con questo fatto che si è bloccato per 3 anni, vi faccio un esempio banale: se io metto tutta una provincia dove ci sono delle isole, io corro il rischio anche di finire sull'isola e per 3 anni non mi posso spostare. Quindi ovviamente questo è un intervento veramente che non ci piace. Noi speriamo che con gli emendamenti si possa modificare questa cosa, ma speriamo anche soprattutto con la contrattazione nuova che faremo sulla mobilità. Dovremo essere chiamati nell'autunno per cominciare questa contrattazione di questo nuovo contratto, di riuscire in qualche modo a cercare di modificare questa cosa, anche se voi sapete bene che non si possono poi modificare le norme per contratto, però noi cercheremo comunque di trovare qualche escamotage per sopperire a questo. Quindi questa è la prima cosa, diciamo, il primo blocco grave. Poi abbiamo gli altri blocchi che riguardano i docenti neo immessi in ruolo, che erano blocchi quinquennali, no? Lo sapete. Con questo decreto sostegni bis, in effetti il blocco da quinquennale è diventato triennale, quindi da questo punto di vista c'è stato un miglioramento. Però giustamente, come ci hanno fatto notare alcuni colleghi, anche questa diminuzione del blocco da quinquennale a triennale è un po' una presa in giro. E vi faccio subito l'esempio. Perché il collega che va a fare la domanda dopo i famosi 3 anni per cui era bloccato per immissione in ruolo,
e va a fare la domanda. Ecco, io mi trovo nella provincia di Milano, voglio tornare al sud, voglio tornare a Napoli, va bene? Allora io cosa faccio? Sono rimasto bloccato per 3 anni perché ero stato io immesso in nulla. Faccio la domanda di trasferimento, ovviamente riesco ad ottenere la mia provincia, ma ottengo una sede molto lontana, perché per ottenere la mia provincia io ho dovuto mettere preferenze molto estese, quindi anche distretti, comuni, eccetera. Quindi mi allontano molto dal mio comune di residenza. Devo attendere altri 3 anni per poter fare nuovamente domanda. Quindi alla fine da 3 diventano 6 anni. Quindi veramente questa norma dei blocchi è una cosa molto sgradevole e noi speriamo di poter intervenire in tutti i modi con emendamenti e speriamo che vengano accolti. Poi dicevo, come diceva giustamente prima qualche altro collega, noi in autunno ci dobbiamo preparare a un autunno caldo. Dobbiamo battagliare perché veramente con questo decreto sostegni, secondo me abbiamo proprio toccato il fondo. Veramente sono entrati a gamba tesa nella contrattazione, hanno inserito, ecco come diceva prima Antimo, la formazione obbligatoria per i docenti di base sul sostegno. Veramente stiamo, e guardate, questa norma è anche pericolosa perché lascia sottintendere che loro vogliono arrivare a una formazione di docenti di base che possono fare a meno del sostegno, secondo loro, a questo punto. Guardate, questa è molto pericolosa, questa cosa di voler formare sul sostegno i docenti di base, perché sottintende qualcosa di ancora più grave. Quindi io invito tutti a seguirci nelle nostre manifestazioni, perché sicuramente da settembre noi partiremo all'attacco con una serie di assemblee e manifestazioni. Seguiteci. E soprattutto se dovessimo arrivare a scioperi, eccetera, seguiteci, perché senza l'appoggio della categoria ovviamente il sindacato poco può fare. Quindi ci aggiorneremo prossimamente, noi quest'estate lavoreremo come direzione nazionale per intraprendere nuove iniziative e seguiteci. Adesso mi fermo qui e lascio spazio al prossimo intervento e a eventuali poi quesiti posti dai colleghi. Grazie Antonietta anche per l'appello, appunto, insomma, proprio alla condivisione delle battaglie portate avanti dalla Gilda, che insomma sono le battaglie ovviamente di tutti i docenti e tutti gli iscritti. Allora, adesso diamo la parola a Gianluigi Dotti, che ci parlerà invece di protocolli e sicurezza. Prego Gigi. Grazie, buonasera a tutti. Qui sta piovendo e diluviando, non so come è andata la manifestazione dei nostri competitor a Montecitorio, perché sta diluviando, quindi non è una bella cosa. Se Suel mi manda le slide, così cominciamo a ragionare con qualcosa di davanti agli occhi. Sono l'ultimo di questo giro di relazioni, ma spero, come dicono gli inglesi, last but not least, così chiudiamo in bellezza. E mi è stato affidato il compito di relazionare appunto sui protocolli di sicurezza. Ecco alcune slide sulle quali, vai pure avanti, ecco alcune slide sulle quali possiamo appunto focalizzare l'attenzione, visto che siete stanchi dopo un'ora di relazioni tutte piuttosto corpose, possiamo appunto avere queste idee. La Gilda, partiamo dal presupposto che la FGU, Gilda degli insegnanti, non ha firmato, unica organizzazione sindacale, il protocollo sicurezza del 6 agosto dell'anno scorso. Non ha firmato neppure quelli degli esami di maturità. Perché? Perché è capricciosa come qualcuno dei nostri alunni, delle nostre alunne? No. Perché evidentemente ha delle ragioni, delle motivazioni che ha esposto e ha, sulle quali tra l'altro ha insistito anche con la ministra Azzolina al tempo, e purtroppo, e lo sottolineo purtroppo, avevamo ragione, avremmo preferito non avere ragione, vai pure avanti, purtroppo invece avevamo ragione. Perché? Noi non siamo degli scienziati, siamo degli insegnanti, intellettuali sì, ma non scienziati. Era chiaro però da quello che, sapendo leggere e scrivere, come si dice appunto, gli insegnanti, e comprendere,
come molti dei nostri politici invece non sanno fare, probabilmente non supererebbero mai i test Invalsi e OCSE i nostri politici, e avevamo capito che il distanziamento era fondamentale. Il distanziamento dentro le aule e all'interno dell'edificio scolastico era fondamentale per garantire la scuola in presenza, che è l'unica scuola vera. Poi c'era la pulizia, l'igiene delle mani, la sanificazione degli ambienti, eccetera, eccetera. Vai pure avanti. Però per realizzare il distanziamento, di cosa doveva fare il Ministero? Cosa doveva fare il Governo? Innanzitutto ridurre gli alunni per classe. Questo era il primo punto, perché sappiamo che con 30, 28 anche alunni per classe, 32, non è possibile, non era possibile, non sarà possibile con gli spazi che abbiamo garantire il distanziamento. Si erano inventati anche il fatto di andare a fare scuola nei parchi, eccetera, eccetera, ma poi in inverno queste cose non le puoi fare. Abbiamo anche tutta una questione climatica, l'Italia è lunga e quindi ha tutta una serie di questioni. Naturalmente i dispositivi di sicurezza individuali, e qui bisogna fare attenzione in modo particolare agli adulti che stavano nelle scuole, perché abbiamo visto che il virus non colpisce tutti allo stesso modo. Naturalmente bisognava intervenire allo stesso modo sui mezzi di trasporto. Infine avevamo chiesto la misurazione della temperatura e presidi sanitari. Vai pure avanti con le slide. Un'attenzione particolare la dobbiamo ai colleghi e alle colleghe della scuola dell'infanzia, perché bisognerebbe fare un discorso adesso, mentre che non riusciamo, ovviamente si tratterà anche di trovare proprio il momento all'inizio di settembre, come dicevano anche prima di me Antonietta, Maria Domenica, per fare un po' il punto della situazione, ma davvero i colleghi dell'infanzia sono stati più colpiti. Guardate questo dato che vi do della Regione Veneto: tra i docenti i più contagiati sono proprio quelli dell'infanzia, perché è chiaro che in quella situazione le misure di sicurezza avevano un'incidenza particolare. Vai pure avanti. Che cosa è stato capace di fare il precedente governo? E purtroppo abbiamo visto e vedremo anche questo sta sulla stessa strada. È stato capace di rifilarci i banchi a rotelle, i banchi monoposto a rotelle. Ha mandato qualche soldo per l'igiene delle mani, i famosi detergenti, eccetera, eccetera. E poi ha detto che sarebbe intervenuto sull'edilizia, cosa che non è stata fatta, e ci ha mandato i banchi a rotelle, che adesso giacciono in qualche scantinato, soprattutto in molte scuole. Ma attenzione, perché la cosa è molto interessante. La ministra Azzolina se l'è lasciato sfuggire un paio di volte. Il ministro Bianchi adesso sta continuando anche lui. Cosa ci rivela la vicenda dei banchi a rotelle? Avanti con le slide. Eccola qua. Nei documenti che stiamo leggendo e studiando, sia della ministra Azzolina sia del ministro Bianchi, l'idea che la pandemia diventi un'occasione per, come dicevamo prima, riformare la scuola, cioè quella riforma che gli insegnanti hanno sempre osteggiato fino ad ora, che parte da Berlinguer, parte da 20 anni, 25 anni a questa parte, passando tra la Moratti, la Gelmini, la Giannini e Renzi e arrivando adesso a Bianchi, quella è l'obiettivo. La pandemia può essere il facilitatore di questa riforma che la politica vuole o vorrebbe farci attuare. Pensate che hanno addirittura coniato, Bianchi nel suo rapporto, quello di luglio, ha coniato addirittura l'espressione territorio educante con quei famosi patti di comunità. Vai pure avanti. A parte il fatto che parlare di grande occasione quando c'è una tragedia, una pandemia, non mi sembra per nulla elegante, ma è evidente che sulla pandemia e quindi su questa grande occasione si sta giocando una battaglia forse decisiva tra due visioni della scuola. La scuola come istituzione della Repubblica, quella che la Costituzione ci ha consegnato, quella del mandato costituzionale ai docenti per istruire ed educare le giovani generazioni, tramandando il sapere consolidato, e quella della scuola quasi servizio. Patti di comunità, territorio, autonomia, si disarticola la scuola della Costituzione e si passa a una scuola intesa non come elaborazione del sapere e della conoscenza, ma come trasmissione della capacità di risolvere problemi. Vai pure avanti con le slide. Ed ecco qui il rapporto Bianchi, l'ha già ricordato Fabrizio, ma queste sono tutti gli aspetti che il rapporto Bianchi suggerisce. Suggerisce di cancellare le classi,
difatti poi non avevano più il problema dei numeri delle classi, non saranno più le classi pollaie perché non c'erano più le classi. Pensate che nel rapporto definisce la classe gabbia del Novecento, come se fosse una prigione. Rivedere l'organizzazione delle discipline, cioè abolire le discipline, abbassare il livello delle conoscenze e passare al discorso delle competenze, cioè del saper fare, fare entrare i privati nella scuola, lo stanno già facendo con il piano estate, differenziare gli stipendi e favorire le carriere, lo ricordava prima Rino, privatizzare addirittura gli edifici scolastici e la DAD o la DDI, la didattica digitale integrata, quella diventerebbe uno strumento curricolare. Stai pure avanti. È un'invenzione italiana, neppure in questo i nostri riformatori sono i nostri riformatori nostrani, i riformatori de noi altri, come direbbero a Roma, neppure in questo sono originali. Se voi andate a leggere i sillabi dell'Ocse, queste cose ci stanno già tutte da 25 anni almeno. E quindi tutti questi strumentini e strumentoni che il ministro vorrebbe appunto portare e che sta distribuendo a piene mani nelle interviste che sta sostenendo con tutti i talk show di questa della TV piuttosto che in internet, sono tutti già ben evidenziati dall'Ocse nei suoi documenti. Vai pure avanti. E ecco cosa ci differenzia dagli altri sindacati, perché è importante ricordarci questo, anche i dirigenti provinciali della Gilda, è importante ricordare che non siamo un'organizzazione sindacale come le altre, noi siamo un'associazione professionale con fini sindacali. Noi non crediamo alle promesse del ministro, non vogliamo trasformare la nostra scuola, istituzione della Repubblica, in una scuola quasi servizio. Perché? Perché la scuola della Repubblica è fissata dalla Costituzione. I padri costituenti sapevano bene cosa stavano facendo e cosa volevano fare. Andiamo pure avanti. Protocollo sicurezza. Che fare adesso? Perché non è sufficiente lamentarsi, ma bisogna anche ragionare, come dicevano i colleghi prima, su cosa fare quest'estate, perché i sindacalisti non vanno in vacanza, i sindacalisti della Gilda in particolare, e quindi dobbiamo lavorare, come hanno detto i colleghi, quest'estate. Perché? Perché bisogna convincere la politica, bisogna convincere il ministero a ridurre il numero delle unità per classe. Pensate che vi lascio questa citazione di Baden-Powell, che è il fondatore degli scout, tanto per intenderci, che è molto citato anche dai politici spesso, in cui dice che più di 18 alunni per classe non si riesce, 18 alunni non si riesce a seguirli. E quindi lo diceva nel 1916. Quindi immaginate quanti anni sono passati e che ora ancora ci ritroviamo con 30-32 alunni per classe. È assolutamente una battaglia da vincere. Avanti. È necessario riaprire il protocollo e ridiscutere tutte le misure di sicurezza. Non possiamo accontentarci, come è stato fatto per la maturità, di prendere il vecchio protocollo e trasferirlo al nuovo anno pari pari. Le situazioni sono diverse, sono cambiate, bisogna rivedere il tutto. Bisogna vaccinare tutto il personale scolastico prima di riprendere la scuola in presenza e anche gli alunni, naturalmente. Avanti. E per difendere la scuola della Costituzione bisogna mobilitarci. Abbiamo già firmato, la Gilda degli insegnanti con Rino Di Meglio ha firmato il manifesto per la nuova scuola. Abbiamo, nel mese di marzo, ci sono stati davvero delle prese di posizione molto, molto buone, molto interessanti, molto vicine a quello che stiamo dicendo noi oggi, di intellettuali, compreso Barbero, la Dacia Maraini, molti intellettuali prosperi, insomma, intellettuali di peso. Bisogna continuare la battaglia culturale, perché questa è una battaglia culturale che ha a che fare con l'essenza stessa della scuola. La Gilda degli insegnanti questa battaglia l'ha iniziata fin dalla sua fondazione. Avanti. Per questo ha detto dei no. I no della Gilda non sono no al ministro, allo staff, per motivi particolari, per capricci. I no sono motivati da questa linea di tendenza che sta da 20 anni venendo avanti dal Ministero della Politica sulla scuola e che non può essere una linea di tendenza condivisibile. Gli insegnanti puntano i piedi, lo fanno a volte in silenzio, a volte invece mobilitandosi, ma lo fanno, e la Gilda recepisce questo puntare i piedi, quindi questo no. Diciamo anche, come diceva anche prima l'Antonietta, avanti, che anche i docenti dovrebbero imparare a dire dei no. Dei no ai genitori e alle famiglie quando servono, perché oramai i genitori e le famiglie sembrano diventati loro i padroni della scuola e gli insegnanti. Ciò non va bene. Il ruolo dell'insegnante deve essere diviso da quello del genitore. Sono due cose diverse, ognuno fa il suo.
alle studentesse e agli studenti li aiutano a crescere. Guardate che non fa bene dire sempre di sì ai ragazzi. Ai ragazzi hanno bisogno, c'è quella bellissima immagine che dice che un alunno, una ragazza, un figlio e una figlia lasciato da solo con tutti i sì è come se fosse in una stanza buia, oscura, senza nessun punto di riferimento. I no gli segnano il terreno, gli segnano sono dei lumini messi nella stanza che gli segnano il perimetro. E poi, naturalmente, ma questo può, in questo possiamo supportarli da parte dei nostri dirigenti provinciali e nazionali, al dirigente scolastico e al suo staff. Io avrei finito, grazie. Bene, grazie Gigi, e mi pare che più o meno siamo riusciti a rimanere tutti nell'ambito del tempo assegnato. Allora, ridare la parola a Rino per, diciamo, le conclusioni degli interventi, e poi abbiamo ancora un po' di tempo per le domande. Prego Rino. Sì, io voglio innanzitutto ringraziare i colleghi dirigenti nazionali per le preziose informazioni che hanno dato oggi, e voglio concludere con alcune riflessioni. Vedete, come è stato evidenziato, l'attuale governo, che è un governo di emergenza che raccoglie quasi tutto il Parlamento, sta addirittura preparando una riforma della scuola. Una riforma della scuola, in questo caso non dei programmi, perché i programmi non ci sono più, abbiamo già solo le indicazioni nazionali, ma addirittura il ministro Bianchi e anche altri esponenti politici stanno parlando, ma ne ha parlato già qualche ministro precedente, di riformare il modo di insegnare. Allora io voglio fare questa riflessione. L'articolo 33 della Costituzione, no, che dice, sancisce la libertà di insegnamento, cioè dice l'arte, le arti e le scienze sono libere, liberano l'insegnamento. Che cosa significa libertà di insegnamento? Non che io posso fare tutto quello che voglio, perché ovviamente in uno Stato che dà dei programmi o delle indicazioni io devo attenermi a quelle indicazioni, ma la libertà di insegnamento consiste soprattutto nella libertà individuale e collegiale di scelta degli strumenti. Allora, quando questo mi viene dato dall'alto, significa praticamente soppressione della libertà di insegnamento. Quindi noi stiamo rischiando di passare dalla pandemia politica anche a una pandemia culturale che può stravolgere completamente il nostro ruolo. E ovviamente, se il ruolo dei docenti, da quello di docente, viene stravolto e trasformato in semplice operatore dell'istruzione, beh, la parte sindacale va di conseguenza. Se diventa un operatore che deve semplicemente eseguire delle cose, a questo punto se ne va la libertà di insegnamento e se ne va la nostra dignità personale. Io penso che nei prossimi mesi noi dobbiamo dare battaglia su questo, e dobbiamo invitare, se ancora esiste una cultura in questo paese, oltre a quelli che hanno firmato quel manifesto, che questo paese faccia un dibattito serio sulla scuola, su cosa deve servire sulla scuola, se deve essere una istituzione della Repubblica, come diceva Gigi Dotti prima, o semplicemente un luogo di parcheggio e di intrattenimento. Perché quando un ministro ci parla di scelta opzionale da parte degli alunni dei programmi, evidentemente questa diventa una specie, come l'abbiamo definito in passato, di supermercato dell'offerta formativa e non più una istituzione della Repubblica. Questo, scusatemi, non è un discorso prettamente sindacale, ma io penso che se noi accettiamo lo svilimento professionale, dopo, di conseguenza, ancora peggio va la situazione sindacale. Quindi prepariamoci a fare questa battaglia culturale, vediamo se in questo paese esiste ancora qualche uomo di cultura che sappia cosa significa la scuola, vediamo se esiste ancora qualche politico che sia portatore di valori e non soltanto di interessi, perché questo è un altro grande problema, perché una riforma della scuola dovrebbe essere improntata anche a dei valori culturali. Se non ci sono i valori culturali e c'è solo interesse politico, non si fa mai una buona riforma della scuola. Questo è il problema, si fanno solo chiacchiere, si fa confusione e si destruttura quello che c'è. Poi, per quel che riguarda la battaglia sindacale, anche qui siamo nel mondo delle chiacchiere e del nulla. Beh, colleghi, noi dobbiamo prepararci, noi abbiamo avuto anche una lunga interruzione di rapporti interpersonali dovuta alla pandemia. Dobbiamo riprendere con forza contatto con i colleghi nelle scuole a partire dal 1° settembre, e ognuno di noi, dirigenti della Gilda, deve fare il massimo per informarli su quello che sta succedendo,
perché solo così potremo arrivare a quella, alcuni colleghi ne hanno parlato, bene, io lo dico con forza, noi da settembre dobbiamo aprire una forte mobilitazione, dobbiamo dichiarare lo stato di agitazione e studiare tutte le forme di lotta possibili per ottenere un contratto decoroso, ma anche per reagire alla deriva culturale e mantenere la nostra libertà di insegnamento, che è il bene più grande che un insegnante possa possedere. Bene, grazie Rino. Allora è rimasto, sì, abbiamo un quarto d'ora di tempo da dedicare a qualche quesito che ci è stato posto dai nostri spettatori durante la diretta. Allora, ce ne sono alcune sui concorsi reclutamento. Blocco dei concorsi, in caso di bocciatura si tratta solo del concorso successivo o di tutti i concorsi successivi sulla stessa classe di concorso? E ancora non sono sicura di questo punto perché il decreto, cioè la bozza, è sibillina. Dunque, questa domanda vuole rispondere Antonietta, Maria, non lo so, a voi la scelta. Da quello che noi comprendiamo si tratta di saltare un turno, mi sembra che l'aveva detto già prima Rino. In realtà se si è bocciati al concorso, quello, da quello che ovviamente leggiamo, perché poi sapete che ci dovranno essere delle circolari applicative su queste norme presenti nel decreto sostegni, si salta un turno, cioè non si può partecipare al concorso successivo, anche perché secondo quello che dice il ministro Bianchi loro avrebbero intenzione di fare i concorsi tutti gli anni. Questa cosa ci sembra veramente molto improbabile, perché se continuano ad ostinarsi a non voler pagare in maniera decorosa le commissioni di concorsi e a non esonerarli dal servizio, non so come faranno a fare i concorsi tutti gli anni. Diciamo che è il libro dei sogni. Ok. Dunque, poi, buonasera. Riguardo il concorso straordinario, è possibile che venga aumentato il numero degli assunti per le classi di concorso in cui c'è necessità rispetto a quelli previsti dal bando? E Maria ha alzato la mano, prego, si è prenotata. Intanto verranno assunti anche gli idonei, tutti gli idonei. Quindi il numero, intanto il numero non è stato soddisfatto già dall'anno scorso, però verranno assunti tutti gli idonei al concorso che l'hanno superato. Quindi già questo. Poi volevo aggiungere una cosa alla domanda precedente. Questo concorso ordinario che verrà fatto nel mese di luglio, il più veloce per le materie scientifiche, matematica, fisica, matematica e fisica, informatica e scienze, anche se venissero bocciati a questo concorso, non sono soggetti al vincolo, possono dare il concorso successivo. Solo questo. Perfetto, ok. Allora passiamo, vediamo le altre domande. Dunque, Rino, questa la rivolgerei a te. Non ne abbiamo parlato durante l'assemblea, però è un tema, un cavallo di battaglia della Gilda. Scatti di anzianità, c'è speranza di recuperare anche il 2013? La vedo un po' difficile con i tempi che corrono. Noi abbiamo fatto battaglie in tutte le sedi, compresi ricorsi giudiziari, però purtroppo non è andata bene. Quindi quello scatto, che è un danno a tutti, perché non è che l'hanno perso solo un pezzo, l'ha perso tutta la categoria, quello scatto, è un danno che purtroppo ci portiamo ancora dietro. Ecco, noi comunque continueremo a battere, se ci sarà la minima possibilità chiederemo la restituzione di quello scatto. Noi siamo sempre stati anche per levare soldi dal fondo d'istituto e darli agli scatti degli insegnanti, che sarebbe una buona cosa. Ok. Poi, dunque, corsi di recupero. È vero che sul decreto bis, nel decreto bis c'è una norma che di nuovo dovrebbe obbligare i docenti a fare corsi di recupero gratis dal 1 settembre? Vabbè, questo l'abbiamo appunto anche parlato prima. E Rino, puoi sempre tu rispondere? Sì, semplicemente lo confermo, perché sta scritto che dal 1 settembre all'inizio delle lezioni si tratta di attività ordinaria, quindi praticamente gratuita. Ok, poi andiamo velocemente così cerchiamo di rispondere a quante più domande possibile. Allora, dunque... Scusa,
Per aggiungere per i colleghi, basta non programmare i corsi di recupero dal 1° settembre all'inizio delle lezioni, si programmano dopo, semplicemente, perché dopo uno comincia a essere retribuito i famosi 50 euro. Allora, per quello che prima vi ho detto, diciamo dei no. Quando si fa il collegio docenti, il primo collegio docenti dice no, i corsi di recupero li facciamo dal 12-13 settembre, cioè da quando inizia la scuola. Prima dobbiamo programmare, perché la nostra attività iniziale è quella che dobbiamo organizzare, la nostra attività per iniziare le lezioni. Quindi è importante, come diceva Rino, dobbiamo da settembre, anzi da fine agosto, come si dice, pancia a terra, informare i colleghi di queste possibilità che hanno. Poi sceglieranno loro, se proprio un collegio docente si vuole tirare la zappa sui piedi e fare i corsi di recupero gratis, lo decideranno in autonomia, sono intellettuali e lo decidono. Però no, il consiglio è non fatelo, fateli dopo il 12, cioè quando inizia la scuola. Grazie. Perfetto, grazie a te. E dunque, adesso c'è una domanda, diciamo, abbastanza territoriale, però può valere un po' per tutti. Legittimità degli scrutini anticipati. La decisione dell'USR Lazio di obbligare le scuole a fare gli scrutini prima dell'8 per non pagare tutti i supplenti, non solo Covid, non è un arbitrio abuso da portare davanti a un giudice del lavoro? Questa, forse Antimo, puoi rispondere tu? E Antimo, hai il microfono spento. Bisogna fare un ragionamento generale. Allora, innanzitutto bisogna capire che cosa sono gli scrutini. Gli scrutini evidentemente sono una valutazione sommativa che arriva al termine di un iter processuale, il quale iter processuale evidentemente è un procedimento amministrativo. Questo procedimento amministrativo tira le somme del processo didattico apprenditivo per tutto l'anno. Anticipare questi scrutini è evidentemente illegittimo, anzi in via veramente astratta potrebbe essere anche un vulnus di legittimità che potrebbe renderli annullabili. Ora, non ci sono precedenti perché non è mai successo, bisogna però anche dire che molto spesso esiste una prassi deteriore secondo la quale comunque gli scrutini si fanno prima, cioè noi siamo insegnanti, sappiamo che queste cose succedono. Ragionando astrattamente, comunque sicuramente è legittimo. Perfetto. Dunque, sul sostegno, ci sono gli specializzati sul sostegno che aspettano di essere dignitosamente assunti. Quando accadrà? Perché non si fa una battaglia per far emergere in organico di diritto tutti i posti che realmente ci sono? Sono più del doppio di quelli ufficiali. Questa domanda, non so, può rispondere Gigi, non lo so, Maria, dite voi. Maria? Questa è un'annosa battaglia di portare i posti di sostegno in organico di diritto, cosa che non fanno assolutamente per questione di risparmio, ovviamente. Devo dire che quest'anno hanno dato, dopo queste insistenze, proprio il motivo è proprio questo, hanno dato in più 5.000 posti di sostegno in organico di diritto, per cui è quanto siamo riusciti ad ottenere in questa battaglia. Certamente sarà una battaglia da continuare, perché è impensabile che ci sono molti insegnanti di ruolo che molti insegnanti di sostegno che non riescono neanche ad avere un posto in organico di diritto e restano lontani da casa quando poi in quei posti ci sono i precari, ecco, anche per quelli di ruolo. È un annoso problema, quindi speriamo di ottenerlo nel futuro. Perfetto. Poi c'è una domanda sul... Diciamo che la legislazione italiana e la scuola italiana sul sostegno è molto più avanti rispetto anche al resto dell'Europa, perché questo bisogna effettivamente sostenerlo. Purtroppo in questo caso poi la pratica, come diceva Maria, è invece negativa, perché di fronte a una normativa che non ha più le classi differenziali ma inserisce all'interno delle classi e quindi socializza l'alunno portatore di l'alunno disabile, quindi che è molto avanzata rispetto al resto dell'Europa, poi abbiamo invece questo aspetto negativo che invece riguarda la specializzazione sul sostegno. Quello che prima ha detto anche Antimo e Fabrizio, cioè l'idea che il Ministero
stia andando verso una misera specializzazione per tutti, a scapito invece di una specializzazione maggiore per chi ha fatto il TFE, quindi per chi ha il titolo di specializzazione, è un rischio che bisogna assolutamente contrastare proprio per non cadere ancora in modo peggiore nella, diciamo, nella mancata professionalità di chi assiste i ragazzi e le ragazze disabili. Quindi sì, è così. Ok. E quest'altra invece la rivolgerei ad Antonietta. Sul blocco triennale inserito per trasferimenti su preferenza sintetica dopo la presentazione delle domande. Sono diventate legali le norme retroattive, ossia il blocco agisce anche per chi è stato trasferito dal 1 settembre 2021? In realtà a questa domanda io avevo già risposto nel mio intervento, ho spiegato che la norma non è retroattiva, ma questa norma parte dalle operazioni del 2022-23, quindi chi ha prodotto domanda quest'anno ed è stato trasferito e aveva per esempio espresso una preferenza sintetica, non è bloccato, può fare la domanda. Sono bloccati solo quelli che hanno prodotto la preferenza di tipo analitico e sono stati soddisfatti sulla preferenza di tipo scuola. Poi ci sono altre particolarità che riguardano le città metropolitane, perché diciamo nelle città metropolitane anche chi ha espresso la preferenza di tipo distrettuale è bloccato lo stesso. Però voglio dire, per il momento non è retroattiva, se ne parlerà con le operazioni di mobilità del prossimo anno, va bene? Perfetto, mi sembra che tu sia stata più che chiara. Allora, Fabrizio, lo vedo ancora collegato. Allora, questa è una domanda un po', diciamo, molto ecumenica. La riforma degli organi collegiali, qual è il bisogno di riformare gli organi collegiali? Qual è il problema oggi? Allora, il problema è che l'Associazione Nazionale Presidi, ma anche, se ricordiamo, Moratti Gelmini, da tempo spingono tutti quanti, naturalmente la Moratti e Gelmini sono ancora attivi dal punto di vista politico, spingono perché ci sia un'aziendalizzazione completa delle scuole. Affinché ci sia un'aziendalizzazione completa bisogna che il dirigente scolastico assuma un ruolo di dirigente, di manager, che può decidere, se vi ricordate lo sapete, la ANP sta spingendo per la chiamata diretta, cioè per l'assunzione diretta da parte delle scuole dei docenti. Il fatto di ridurre il peso specifico delle decisioni in merito all'organizzazione della didattica da parte del collegio e del consiglio istituto diventa in questo senso strategico, cioè dare molti più poteri ai dirigenti scolastici riducendo gli insegnanti a meri esecutori e naturalmente in funzione anche dei bisogni cosiddetti del territorio delle famiglie. Anche in questo si può leggere il fatto che il sostegno viene sempre più visto come accudienza e non come insegnamento, cioè il fatto di cercare di bypassare quello che c'è il contenuto dell'insegnamento con il fatto di dare un servizio alle persone, diventa una scuola servizio. Tutto qua. Ok, poi molti chiedono, dunque, conviene fare il concorso STEM ai vincitori di concorso straordinario? Si sa qualcosa sulle date o il periodo dei concorsi? Questa può rispondere, non so, Antonietta, Maria, chi vuole, lascio il campo libero. Va bene. Sì, conviene. Secondo me i concorsi bisogna darli sempre tutti, anche perché questo concorso, anche se uno non riuscisse a superarlo, non viene escluso dal concorso successivo. È immediato, c'è già un numero di posti e quindi conviene darlo, sì, meglio darlo, a mio avviso. Perfetto. E poi, dunque, sì, abbiamo ancora, proprio volendo stare nei tempi, altri, diciamo, 3-4 minuti, dunque questa anche la assegnerei ad Antimo. Dunque, sforamento delle ore funzionali, quindi delle 40 ore, è possibile avere un vademecum operativo su come fare atto di rimostranza? È semplicissimo, basta rivolgersi presso le nostre sedi territoriali che sono attrezzate per tutto, full optional. Pacchetto, appunto, tutto compreso, pacchetto compreso, tutto compreso. E dunque, allora mi arrivano altre domande ancora, vediamo. Ecco, riguardo la mobilitazione di settembre, dunque, come comportarci, chiedono, nei primi collegi di settembre, prima della mobilitazione, a cosa prestare attenzione? Gigi, vuoi rispondere tu? O qualcun altro? Io, vabbè, allora, faccio sempre un giro.
Rinnovo l'invito di Antimo a rivolgersi alle nostre sedi, perché a tutti gli anni prepareremo un breve vademecum proprio per l'inizio dell'anno scolastico, che ha una sezione dedicata a cosa fare nel collegio docenti, nel primo collegio docenti dell'anno scolastico. Quindi assolutamente, comunque l'attenzione, punti sono sempre gli stessi, in questo caso si aggiunge, nel caso il decreto sostegni fosse convertito in legge, si aggiunge la questione appunto dell'attività ordinaria per la prima parte per il periodo in cui non ci sono le lezioni, ma poi c'è il piano delle attività a cui prestare assolutamente attenzione, perché è nel piano delle attività poi che si vanno a collocare le famose 40 più 40 e quindi e va rispettato e va votato dal collegio. E poi naturalmente c'è da ragionare sul piano triennale dell'offerta formativa, che è l'altro documento che viene appunto portato di solito al collegio docenti, dovrebbe durare 3 anni ma può essere modificato anche di anno in anno, e quindi è lì che poi mi ricordo all'inizio della mia carriera di insegnante si stava sperimentando appunto, allora si chiamava il piano educativo della scuola, e lo sperimentavo in un liceo a Bologna. Mi ricordo un collega che dopo aver fatto questa sperimentazione ci venne a spiegare che se nel piano triennale offerta formativa, in quel caso il collegio docenti scrive che quando un genitore viene a scuola per parlare, tu ti devi inginocchiare, baciargli la mano, poi tu lo devi fare, per cui quello che scrivi lì dentro è molto importante, quindi bisogna rimanere sul generico e bisogna, ripeto, siccome è competenza ancora del collegio docenti, almeno fino a che non ce la tolgono, bisogna che in quel piano ci stiano tutte quelle attività che gli insegnanti vogliono svolgere, precisandole e spiegando come le vogliono svolgere, perché è da lì poi che il genitore eventualmente, piuttosto che il dirigente scolastico, possono diciamo contestarci i comportamenti. Quindi il Gilda, i TAS Gilda, i colleghi iscritti alla Gilda che vogliono intervenire in collegio devono creare gruppo, cioè devono coinvolgere gli altri colleghi discutendone prima, magari portandoli a mangiare una pizza, trovandosi in pizzeria, piuttosto che, visto che forse spero si potrà, per organizzarsi, perché altrimenti quando si rimane da soli in collegio diciamo poi non è molto positivo, non si riesce poi a ottenere ciò che si vuole. Perfetto, allora, siamo proprio nei tempi, proprio perfetti, siamo stati bravissimi, 18:31, almeno il mio cellulare mi dà questo orario qui, e allora ricordi, quindi salutiamo tutti e ringraziamo tutti per la partecipazione, e ricordiamo che la registrazione di questa assemblea sarà poi comunque disponibile, rimarrà sul canale appunto del YouTube della Federazione Gilda UNAMS per chi vorrà comunque rivederla. È tutto, no? Volete aggiungere qualcosa? No? A posto. Vogliamo solo salutare. Salutiamo tutti. Salutiamo i colleghi presenti. Salutiamo e ringraziamo. Buonasera a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci.